Il Milan è senza dubbio la squadra italiana che si è rinforzata di più e direi che su questo non ci piove. Ma la domanda è, tutti questi nomi che si sono fatti e che comunque sono arrivati, tradotti in punti e comunque messi sul campo, dove possono portare realmente il Milan? Qual è l'obiettivo che i rossoneri si possono porre da qui a fine stagione? Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale con questo nuovo episodio della serie in cui si parla di calcio che mezza YouTube Italia sta facendo a modo suo, ma comunque sempre quella è dal mio punto di vista, il mio pensiero contro il pensiero del web e che compare sempre la scritta in un modo o nell'altro qui sotto perché tanto volemose bene. Oggi si parla di Milan, ma non in maniera specifica sull'acquisto di Bonucci come vi ho fatto nello scorso episodio che peraltro vi lascio qui sopra nelle schede come al solito. Ma oggi si parla di Milan nel senso che, come avete letto dal titolo, i rossoneri si sono rinforzati tantissimo e non ne stiamo parlando noi in questo momento, cioè è un dato di fatto. Il problema vero è che io in queste settimane, in questi giorni, ho veramente sentito di tutto sul Milan. Però, ragazzi, parliamoci chiaro e adesso vi dico la mia, poi per carità leggeremo anche il vostro pensiero su Facebook. A proposito, prima di cominciare vi ricordo anche di seguirmi sia su Instagram, c'è l'omino qui in basso, perché Instagram? Perché sicuramente il social è un secondo YouTube per me, nel senso lì non ci metto i video ma ci sono io, quindi uscita dei video, info varie, anche cazzi miei, passatemi il termine, anche restrizioni di YouTube, peraltro, insomma tutto. Telegram, perché è un Instagram in miniatura, però è molto più diretto, quindi se devo fare un vocale di 5 minuti per spiegarvi una cosa, non la posso dire in 15 secondi di storia di Instagram, quindi capitemi e seguitemi su tutti questi due social. E poi ovviamente se vi state chiedendo dove vi faccio le domande, o meglio dove pubblico i post e voi commentate poi, sul mio profilo Facebook che si chiama Federico Marconi. Mo' partiamo! Come stavo dicendo poc'anzi, prima di interrompermi per spammare clamorosamente i miei social, in queste settimane il Milan ha acquistato diversi giocatori, che però, come ci insegnano grandi club europei, comprare giocatori e avere i soldi non è sinonimo poi di vincere. Perché? Perché semplicemente questi giocatori, questi tanti giocatori, vanno inseriti all'interno di un contesto, il contesto Milan. Vanno inseriti all'interno degli schemi che ha il Milan e soprattutto vanno gestiti in un certo modo. L'esempio più lampante è quello di Bonucci. Bonucci arriva da una realtà come la Juventus, dove comunque hai una mentalità che ti porta a vincere. Lasciamo perdere che adesso nei commenti ovviamente la gente mi dirà: ma Bonucci in sé per sé è comunque un motivatore, ha tanto carisma. E questo ovviamente va dato atto, però non basta, attenzione. Perché non è un caso che Bonucci, seppur all'epoca fosse molto più inesperto, fece molta difficoltà i primi anni a Torino, perché non si era consolidata, e ve ne ho parlato anche all'interno dello scorso episodio, quella difesa che poi ha fatto la storia del calcio mondiale, ovvero Bonucci, Chiellini e Barzagli, che presi singolarmente, vi ripeto, magari non possono essere tutto questo granché, però comunque come intesa ci siamo. E allora, se Bonucci mi passa da un Barzagli e Chiellini e quindi un contesto di 6 anni alle spalle, anche di più, a un altro contesto, difesa Milan, completamente nuova, con Romagnoli, volemogli bene, però comunque è quello che è, e Musacchio, che è ancora tutto da scoprire perché viene da un campionato estero, insomma, sarebbe un'altra musica, e questo solo per la difesa. Volete parlare di Kessié? Kessié ha fatto una grandissima stagione all'Atalanta, squadra rivelazione. Adesso, per carità, tutti si augurano che faccia come Kanté, e quindi gran campionato all'Leicester, poi va al Chelsea e fa anche meglio. Però non è detto, poi è normale che io da, cioè se volendo bene al Milan uno se lo augura, no? Non siamo qui a gufare, attenzione, siamo qui per mettervi in guardia e per dirvi che io vi ho fatto l'esempio di Kessié e Bonucci senza stare a fare esempi su tutti i giocatori perché con tutti quelli che hanno preso finiamo domani, però comunque provando ad essere un pochino seri e provando a farvi capire il mio pensiero, il fatto che il Milan abbia comprato sto monno e pure quell'altro non significa che poi alla fine della stagione si troverà sopra tutte le altre, quindi vincerà lo scudetto. E poi magari sarà la squadra che sorprenderà tutti, arriverà tranquillamente in Champions League vincendo le prime 15 partite di fila, ma una cosa è certa, non è un Milan da scudetto immediato. Quella è la cosa sicura. La certezza c'è, nel senso che il Milan è la squadra che sta facendo più clamore, più rumore, perché sta comprando tanto. Sta comprando anche bene, perché comunque ha preso dei giocatori interessanti, dei grandi giocatori, che ti possono cambiare la mentalità, come appunto il Bonucci della situazione. Però è un Milan a cui va data molta, molto tempo, secondo me, ma soprattutto molta pazienza. Poi magari il tempo che impiegheranno i rossoneri per raggiungere un obiettivo del genere sarà anche meno di quello che penso io.
Però comunque calma ragazzi, non bisogna mettere pressioni, lo dico anche a difesa del Milan, della società, di Montella che è un ottimo allenatore, ma altra piccola parentesi, Montella l'anno scorso e comunque in carriera si è sempre trovato a gestire non top club, squadre di medio-alta classifica, penso alla Fiore, penso al Catania con medio-bassa classifica portandola al settimo posto, penso alla Fiorentina facendo un campionato pauroso, comunque non raggiungendo mai la zona Champions ma andandoci sempre ad un passo, penso al Milan dell'anno scorso che aveva una squadra che al confronto di quella che ha quest'anno è una squadra di caciottari, no? E quindi già quest'anno si parla di big club. E allora vediamo anche come se la caverà Montella con i big giocatori. Al mio post, secondo voi dove si piazzerà il Milan in questo campionato? Potrà vincere o puntare solo alla qualificazione in Champions? Mi avete risposto in tantissimi. Come al solito, poi, cioè, è inutile continuare a sottolineare questa cosa, perché poi sembra che me la tiro, ma vabbè. Salvatore, ad esempio, subito parte forte, ci dice secondo posto in campionato, quindi lui spara subito la qualificazione in Champions e anche un passo dallo scudetto, quindi attenzione. Davide invece ci va più cauto e scrive quarto posto. Però le prime quattro si toglieranno pochi punti, vista la qualità di molte squadre, i punti cominciano ad essere meno per tutti. A parte la seconda parte, che è poco chiara, il quarto posto ricordo che è valido per la qualificazione diretta in Champions, perché vanno le prime quattro quest'anno, ma quattro dirette senza quella che fa i preliminari. Anche Alessio è d'accordo sul quarto posto, lui è ottimista quindi dice massimo al terzo e in più aggiunge quello che potrà fare il Milan in Europa League, perché non ci dimentichiamo che i rossoneri giocheranno anche in Europa quest'anno e in bocca al lupo tra l'altro, e ci scrive massimo quarti o semifinali. Ricordiamo anche, per i meno attenti, che l'Europa League fase di eliminazione diretta parte dai sedicesimi di finale, quindi è chiaro che arrivare ai quarti di finale di Europa League non vuol dire che passano un turno e basta, anche ne passano due, che comunque sono sempre molto impegnativi. Andiamo a leggere anche il commento di Pablo Giallorosso che ci scrive: il Milan è una scommessa, perché è vero che ha messo su una bella squadra, ma nel calcio conta anche il collettivo. Vedete che io e Pablo andiamo sempre d'accordo. E rivoluzionare completamente una rosa ha i suoi pregi come i suoi difetti. Non sempre fa bene cambiare tanti giocatori per il gruppo. Il Milan doveva farlo, però bisogna vedere se riuscirà giustamente a raggiungere subito i vertici del campionato, insomma quello che vi ho spiegato io. Però credo che arriverà a terza o quarta. Quindi questo è il quadro generale di gente che ha risposto seriamente. Adesso vorrei leggervi un po' l'altra faccia dei commenti, ho già rito perché vi conosco. Partire da Nicola, che con molta nonchalance ci ha proprio messo il gradino delle prime quattro, scrivendoci Spal, Verona, Benevento e Crotone. Anche se penso che questa sia la classifica al contrario, però. Francesco invece con il suo commento si dimostra un grande intenditore calcistico, ma poco intenditore di grammatica italiana. Infatti ci scrive, se saprei in quale posto si piazzerà, mi giocherei una schedina. Anzi, che non ha scritto mi giocassi una schedina. Il commento che comunque mi ha colpito più di tutti sotto un post del genere, come potete ben pensare dal profondo dell'anima, dal cuore proprio, è quello di Simone che ci scrive Forza Roma! Sempre e comunque, però mi hanno colpito anche le risposte, perché Mattia, Mattia proprio, cioè, ricordatevi il nome Mattia, gli risponde Cazzo c'entra! E evidentemente Simone, che era ancora preso dall'entusiasmo per il Forza Roma, non si è accorto che Mattia è maschio. Cioè, nel senso, secondo me ha visto la finale e si è confuso. Infatti ha risposto Stai calma. Al che Federico si mette in mezzo e glielo fa notare, che calma, è un maschio. Però amo sempre molto le scenette che si creano, no? Sotto i post. Sempre più autistici, raga, sempre più autistici. Però vi voglio bene, ragazzi, comunque anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Voi adesso starete subito chiudendo perché appena avete sentito la parola fine del video, lo so perché quando vedo i video con i miei amici succedono queste cose, cioè nel senso, una volta che il video sta giungendo al termine, è inutile che lo youtuber lo concluda, secondo molti. Cioè è inutile che io adesso vi dico le cose un po' più importanti, quadro generale della situazione, perché tanto nessuno se la vede sta parte. Quindi, sapendo che nessuno si vede questa parte, io posso dirvi anche che se la state guardando, scrivetemi hashtag formaggio nei commenti, perché non lo so, mi è venuto in mente formaggio, stavo pensando alle mele preziosi. Vai, Ame, il tuo momento. Scusate per il formaggio. Ok, anche oggi le mie stronzate le ho fatte, le cazzate le ho dette. Mi raccomando, lasciate un like se siete d'accordo con me o comunque qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra come al solito. Se non siete già, ovviamente iscrivetevi al canale. Ragazzi, io vi do appuntamento a venerdì con un video molto importante per l'andamento della politica fondamentale
fisiologica del Congo, quindi mi raccomando, siateci con enfasi non indifferente e vi saluto. Bella regà, un bacione.